Lo stadio comunale di Vinchiaturo è intitolato a due importanti figure della comunità vinchiaturese, Dario Pietrangelo e Pasqualino Testa, ex calciatori del Vinchiaturo, esempi di correttezza e lealtà. Due cittadini modello che hanno portato nella loro vita di tutti i giorni, quindi nei loro rapporti umani, i tipici valori dello sport che hanno imparato giocando a calcio su questo campo da piccoli con i colori della squadra del Vinchiaturo, anzi sempre e soltanto con i colori della squadra del loro paese, comportandosi in maniera leale e corretta sul campo e facendo lo stesso nella vita. Come amministrazione comunale abbiamo pensato che forse questi sono i veri eroi. E ora ascoltiamo le testimonianze dei familiari delle due persone a cui è stato intitolato il campo sportivo comunale di Vinchiaturo. La signora Filomena, mamma di Dario, e la signora Isabella, moglie di Pasqualino. Sarebbe contentissimo anche se non amava proprio tanta popolarità perché era molto introverso e riservato. Però attraverso di me lui ringrazia perché per questo pensiero che ha avuto innanzitutto l'amministrazione comunale. Però voglio rivolgere un grazie particolare alla comunità. Voglio credere come ha creduto la Madonna ai piedi della croce, che voglio avere speranza perché il seme che hanno seminato loro porterà frutto. La cosa più bella è che venga ricordato nello sport che lui amava, il calcio, e di conseguenza lui l'ha trasmesso a nostro figlio e quindi lo sport del calcio lui ce l'ha nel cuore, quindi sarà felicissimo, come lo siamo del resto anche noi familiari, io, mio figlio, i genitori, i fratelli, tutta la famiglia di Pasqualino. Al termine della cerimonia, alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive, c'era l'assessore allo sport Vincenzo Niro, il consigliere regionale Angelo Primiani, il presidente del consiglio comunale, il dottore Lavecchia, in scena un incontro di calcio della categoria juniores allievi tra la città di Campobasso e una rappresentativa della FIGC del Molise. L'evento, svolto nel pieno rispetto delle vigenti normative per il contenimento del virus Covid-19, rappresenta anche un importante segnale di ripresa del settore giovanile in regione. Ne abbiamo parlato a tal proposito con il presidente del Comitato Regionale Molise, Piero Di Cristinzi. Una grande opportunità, io credo una grande giornata per Vinchiaturo, che ha voluto fortemente il sindaco Valente ristrutturare questo impianto con fondi regionali e comunali, ma un'opportunità da tanti motivi, l'intitolazione e poi il messaggio che è forte, è incominciato ieri sera con la vittoria della nazionale, il calcio è trainante su tutto, io credo che se si ritorna a giocare a calcio, vediamo già oggi, c'è un'altra atmosfera, tante persone che possono andare anche sugli spalti, io credo che un messaggio di ripartenza molto molto forte e importante per tutti.